Ora diamo la definizione di forza conservativa. Anche questa può sembrare un po' artificiosa, ma dopo diventerà più chiara. Una forza si dice conservativa se il suo lavoro dipende solo dalle posizioni estreme A e B, cioè la posizione di partenza e d'arrivo dell'oggetto, ma non dipende dal tragitto seguito, cioè dal particolare percorso che segue l'oggetto per spostarsi dal punto A al punto B. Qui c'è un esempio grafico, abbiamo un oggetto che parte dal punto A, segue un certo percorso e arriva nel punto B. Per andare nel punto B può seguire anche un altro percorso o un altro ancora, può seguire infiniti percorsi diversi. La forza che agisce su di lui mentre si sposta lungo questi percorsi si dice una forza conservativa se il lavoro che compie questa forza non dipende dal particolare percorso scelto. Per esempio qua la forza compie un lavoro di 10 joule sull'oggetto se l'oggetto si sposta lungo il percorso 1, ma compie 10 joule anche se l'oggetto si sposta lungo 2 o lungo 3, insomma lungo qualsiasi percorso. Quindi stesso lavoro, la forza fa sempre lo stesso lavoro, qualsiasi sia il percorso seguito dall'oggetto. Questa è la definizione di forza conservativa. Attenzione che la forza è conservativa se il suo lavoro, un tipico errore degli studenti è una forza è conservativa se la forza non dipende dal percorso, non è la forza che non dipende dal percorso, è il suo lavoro non deve dipendere dal percorso scelto. In fisica non tutte le forze sono conservative, alcune lo sono, la forza di gravità, la forza elettrostatica, la forza elastica, altre invece non lo sono, la forza d'attrito non lo è, la forza elettrica non statica, la forza magnetica per esempio non sono forze conservative. Perché non lo sono? Perché il loro lavoro, il lavoro che compiono su un oggetto che si sposta, sarà diverso in base al percorso. Perché certe forze sono conservative? Dipende dalla loro espressione matematica. Nel caso della gravità bisogna utilizzare la legge della gravitazione universale di Newton. Nel caso della forza elettrostatica la legge di Coulomb, nel caso della forza elastica la legge di Hooke. Allora si può dimostrare, ma noi non lo faremo perché è una cosa complicata, che queste tre forze, grazie all'espressione matematica che descrive la loro azione, si può dimostrare che queste forze fanno sempre lo stesso lavoro sull'oggetto che si sposta anche se l'oggetto segue percorsi diversi. Cioè si può dimostrare matematicamente che se io per esempio calcolo il lavoro della forza di gravità che compie la forza di gravità sull'oggetto mentre l'oggetto si sposta lungo questo percorso, si può dimostrare che se invece io calcolo il lavoro che fa la forza di gravità lungo quest'altro percorso viene lo stesso risultato. E questo vale anche per la forza elettrostatica e per la forza elastica e per tutte le forze conservative. Ora passiamo alla seconda definizione di forza conservativa, perché si può dare la definizione anche in un altro modo che è equivalente al primo. Stavolta dobbiamo prendere un percorso cosiddetto ciclico, un percorso chiuso, quindi un percorso che non va da A a B ma ritorna in A. Allora una forza si dice conservativa se compie un lavoro zero, quindi il suo lavoro è zero, se l'oggetto ritorna al punto di partenza descrivendo un percorso chiuso, cioè un percorso ciclico. Se questo accade la forza è conservativa, se invece il lavoro che compie complessivamente la forza quando l'oggetto poi ritorna in A, se questo lavoro non è zero, allora la forza non è conservativa. Adesso facciamo vedere che queste due definizioni sono equivalenti. Ripartiamo dalla prima definizione e immaginiamo di rovesciare il percorso 2, quindi il percorso 2 va da B ad A. È questo disegno qua sotto, quindi lungo il percorso 1 la forza fa 10 joule di lavoro. Lungo il percorso 2 faceva 10 joule, ma nel momento in cui io rovescio il percorso 2 e quindi cambio il verso degli spostamenti, il lavoro cambia segno e diventa meno 10 joule. Infatti se la forza qui faceva un lavoro motore, rovesciando gli spostamenti, farà un lavoro resistente. E quindi nel complesso, quando io vado a sommare i 10 joule positivi, lavoro motore, durante il percorso d'andata con i meno 10 joule resistenti durante il percorso di ritorno, ottengo più 10, meno 10, 0. Quindi è un esempio di forza conservativa, perché il lavoro ciclico è diventato 0. La forza d'attrito invece non è conservativa. Facciamo un esempio, immaginiamo una stanza vista dall'alto, una stanza quadrata, e un comodino che io devo spostarlo da questa posizione A a B. Io scelgo il percorso più breve,
L'attrito, sappiamo, è sempre una forza rivolta al contrario rispetto allo spostamento e quindi fa lavoro resistente. Diciamo che nel percorso 1 diretto da A a B il lavoro della forza d'attrito è meno 10 J. È scritto qua. Se io scelgo un altro percorso, il percorso 2, che è più lungo, la forza d'attrito farà meno 10 J, meno 10 J, meno 10 J e ne fa meno 30. Quindi vediamo che il lavoro della forza d'attrito dipende dal percorso. Lungo il percorso 2 l'attrito fa più lavoro, per esempio. Possiamo anche utilizzare l'altra definizione, quella del percorso chiuso. Rovesciamo il percorso 2 e quindi adesso io sposto il comodino dalla posizione A lungo questo percorso quadrato e lo riporto in posizione A. Quindi è un percorso chiuso, un percorso ciclico. E calcoliamo il lavoro che fa l'attrito, meno 10 J su ogni lato. Quindi in totale fa meno 40 J. Ecco che il lavoro ciclico non è zero e quindi la forza d'attrito non è conservativa. Quindi la forza d'attrito fa un lavoro tanto maggiore in negativo, quindi tanto più resistente, tanto più negativo, quanto più è lungo il percorso che fa il comodino.